Scattata ieri pomeriggio nella sede di Agrientesa la 39esima edizione della Festa della Cooperazione di Bagnacavallo, l'appuntamento annuale organizzato da Confcooperative per riflettere in compagnia dei soci sulla realtà cooperativa territoriale e come, dice il nome stesso, festeggiare insieme con una serie di iniziative programmate dal 29 aprile all'8 maggio, con il raduno del gruppo ciclistico di Bagnacavallo, i vari appuntamenti musicali, gli incontri con le classi dell'Istituto Alberghiero di Riolo Terme, la grande festa del 1 maggio con la benedizione delle macchine agricole e il pranzo riservato ai soci delle imprese, i diversi stand ospitati nei locali di Agrientesa e i giochi per i più piccoli. Due, gli appuntamenti invece di stretta attualità imprenditoriale, le nuove possibilità nel campo medico alimentare e la discussione dedicata alle tematiche relative al programma di sviluppo rurale. Ogni anno cerchiamo di ricordare a tutti che esiste anche un altro modello di impresa, oltre a quello capitalistico, che è appunto l'impresa cooperativa, un'impresa che fa della solidarietà e della mutualità tra i soci il proprio interesse principale. E quindi vogliamo ricordare a tutto il territorio che si può fare impresa anche senza pensare al profitto o solo al profitto. Sappiamo che il nostro settore agricolo è uno dei settori che sta trainando l'economia regionale, peraltro non da oggi, tutta la filiera che va dall'agricoltura all'agroalimentare fino poi alla conservazione degli alimenti, eccetera, è la seconda filiera della regione, fa circa il 20%. Noi qui siamo in una realtà rilevantissima, tra le più rilevanti, che è anche una realtà di aggregazione dei produttori, e quindi parlando di festa della cooperazione, qua c'è da sottolineare questo elemento, che è un elemento fondamentale per essere competitivi adesso, quello di aggregarsi per poter poi fare innovazione e andare sui mercati esteri. Si vuole anche ricordare appunto l'importanza dei soci, ecco, sottolineare il valore appunto delle persone, dei soci che lavorano in una cooperativa. Sì, i soci sono l'essenza stessa della cooperativa. La cooperativa non esisterebbe se non avesse la base sociale e una base sociale attiva e partecipante. Per questo questa festa nasce per ricordare ai soci l'importanza del partecipare alla propria impresa e per festeggiare insieme ai soci appunto la cooperativa. Come ogni anno, quest'anno abbiamo dedicato particolare attenzione quindi ai nostri soci, in particolare ai soci della cooperazione agricola, che sono per questo territorio i soci più importanti, i soci più numerosi che partecipano alla realtà cooperativa, con dei momenti di riflessione appunto sul futuro dell'agricoltura e soprattutto sul binomio agricoltura-ambiente e agricoltura-salute, perché sono ormai delle sfide per noi improrogabili per il futuro.